La Voce ha chiesto un tavolo tecnico sui rifiuti per affrontare le criticità collegate ai costi di conferimento in discarica. Il neonato abbandonato sabato pomeriggio a Catania sta bene, un'esperienza che non si può dimenticare, commenta l'infermiere del 118 che ha soccorso Germano. Calcio, la finale playoff in Serie D appannaggio della Cavese, una doppietta nel secondo tempo supplementare. Bentrovati con il nostro TG Reporter, ci sarà spazio per la cronaca all'interno del nostro giornale. Mafia ed estorsioni, 12 arresti della Guardia di Finanza tra Catania, Enna e Messina. Ad Acireale il comune dispone invece lavori urgenti nella biblioteca Zelantea e nell'archivio storico. Si mira alla eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana. Per quanto riguarda il calcio dilettanti, poi playoff nazionali amari per Ionica e Acragas, ma per entrambe qualificazione ancora possibile nelle gare di ritorno. Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire con la richiesta di un tavolo tecnico da parte dei sindaci siciliani per la richiesta inoltrata alla Regione per affrontare le criticità collegate ai costi di conferimento in discarica. Vediamo. È un cane che si morde la coda. Abbiamo ancora vive le immagini dell'incendio di sabato mattina in via Goldoni nel quartiere Piazza Dante di Acireale. Un incendio che ha interessato la discarica da tempo ormai incalcolato presente lì nel sito e che ha rischiato conseguenze ben più gravi in quanto le fiamme hanno lambito anche i cavi elettrici a ridosso delle abitazioni. A monte l'inciviltà di chi getta con noncuranza tutto quello che ha da togliersi da casa creando degrado e di conseguenza l'assenza di controllo sul territorio da parte di chi ne ha voce. Ma è un cane che si morde la coda anche perché da alcuni giorni il conferimento dei rifiuti nella discarica si è ridotto a 500 tonnellate al giorno, al punto da far innalzare la voce ai sindaci facenti parte della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti, Catania, Provincia Nord, per un urgente tavolo tecnico al fine di scongiurare una sempre più vicina emergenza sanitaria. Lo hanno richiesto ancora una volta questa mattina i sindaci durante la riunione ANCI Sicilia con l'assessore regionale all'energia Daniela Baglieri, il segretario generale Mario Emanuele Alvano, i vicepresidenti dell'associazione Paola Menta e Antonio Rini. Vista la notevole riduzione di conferimento in discarica da parte della Sicula Trasporti, con camion carichi di immondizia costretti a tornare indietro, l'ANCI ha messo in evidenza la difficoltà nei comuni della Sicilia orientale di portare avanti la raccolta differenziata, non trascurando l'impatto negativo a carico di cittadini e imprese che dovranno fare i conti con un consistente aumento della Tari. Tra i sindaci, anche Stefano Ali, nel doppio ruolo di primo cittadino del comune di Acireale e di vicepresidente della SRR. Quello di oggi è l'ennesimo tentativo, dopo la richiesta scritta al prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, per segnalare il caso. Adesso sembra aprirsi uno spiraglio. L'assessore Baglieri e il direttore Calogero Foti hanno dato disponibilità all'attivazione di un tavolo di confronto e all'individuazione di soluzioni per fronteggiare l'emergenza. E chissà se in tempi piuttosto celeri, prima di entrare in pieno clima estivo. Mafia ed estorsioni, 12 arresti tra Catania, Enna e Messina, 9 in carcere, 3 agli arresti domiciliari. In azione la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta. Il provvedimento cautelare emesso a conclusione di complesse investigazioni che hanno consentito di accertare la condotta di due fratelli imprenditori agricoli dell'ennese che avrebbero interferito nella gestione di beni aziendali sottoposti a sequestro, avrebbero in buona sostanza continuato ad imporre le loro scelte per mantenere un controllo sulle loro aziende
che erano state sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Inoltre, in danno delle stesse aziende, oltre ai ricorrenti furti, sarebbero state accertate diversificate forme di intimidazione nei confronti dei lavoratori assunti dall'amministrazione giudiziaria, configurandosi in danno di questi ultimi una singolare forma di estorsione aggravata dal metodo mafioso, poiché sarebbero stati indotti ad interrompere precocemente il rapporto di lavoro. Secondo il provvedimento cautelare, per le minacce i due si sarebbero avvalsi dell'operato di persone a loro vicini, ovvero di fiancheggiatori, per indurre i dipendenti assunti dall'amministrazione giudiziaria ad abbandonare il posto di lavoro. Carabinieri in azione invece tra Mascali e Riposto, dove sono stati effettuati controlli nei cantieri, due denunce per carenze sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. I carabinieri, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno denunciato a Mascali un 66enne del posto, amministratore unico della ditta esecutrice lavori di realizzazione di un fabbricato. A Riposto invece è denunciato un 59enne della provincia di Agrigento, direttore tecnico della ditta esecutrice dei lavori di completamento di un edificio e della pensilina fotovoltaica del parcheggio ammesso. E adesso la storia del neonato abbandonato a Catania, indagini in corso per trovare la madre. Sentiamo Giuseppe Ranno di Video Star Biancavilla. A Catania si cerca ancora la madre del piccolo abbandonato in strada e ritrovato grazie alla segnalazione di una passante lo scorso sabato in via Rametta. I carabinieri stanno vagliando le immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona per cercare per l'appunto di risalire all'autore del gesto. Intanto il piccolo Germano, così è stato chiamato dai medici dell'ospedale Garibaldinesima dove si trova attualmente ricoverato, perché trovato il 28 maggio, giorno in cui la chiesa ricorda San Germano di Parigi, sta bene. Lo ricordiamo, intorno alle ore 16 di sabato scorso una passante ha udito il pianto del piccolo, che era posizionato all'interno di una cesta al di là di un muretto diroccato. Avendo poi accertato che si trattava di un bambino, ha subito allertato il 112. Sono stati i carabinieri ad arrivare immediatamente sul posto e a soccorrere il bambino, che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, mettendolo al sicuro all'interno dell'auto di servizio in attesa dell'arrivo del 118, giunto sul posto con un'ambulanza poco dopo. Preso in consegna poi dal personale sanitario, è stato subito trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti necessari e, come detto, il piccolo gode di ottima salute. Un episodio che ricorderò per sempre, ha detto al nostro microfono l'infermiere professionale Carmelo Amato, 55 anni, di Biancavilla, che per primo ha preso in braccio il piccolo e che lo ha accudito in ambulanza per tutto il tragitto sino all'arrivo in ospedale. Io, dopo 35 anni di lavoro che ho fatto nel campo medico come infermiere professionale, è la prima volta che mi succede una cosa di questa. Brutta esperienza, perché è un bellissimo bambino. Vederlo abbandonato dai genitori, io non so i problemi dei genitori, possono essere tanti problemi, però un bambino innocente che non c'entra niente in quella situazione, messo in quella cesta sul bordo della strada, non è un'esperienza che ti segna l'esperienza, perché era molto tenero il bambino. Meno male abbiamo trovato sia i carabinieri, noi e l'ospedale Garibaldi, che l'abbiamo accudito subito, il bambino. A me si è attaccato al dito mio e non si è staccato più durante il viaggio, l'ho tenuto in braccio, e si è attaccato al mio dito e non si è spostato più, perché aveva sicuramente paura, aveva fame, era preso di freddo. L'esperienza, ti ripeto, è un'esperienza che ti segna, ti fa capire che oggi in questo mondo non ti deve aspettare la qualsiasi cosa. Chiedo ai genitori di pensare a quello che hanno fatto, se poterlo recuperare, se portarselo a casa, perché un bambino appena nato così bello ha bisogno di un papà, di una mamma. Insomma, il piccolo Germano ha intenerito i cuori di tutti, ricevendo l'amore e l'attenzione che un bambino appena nato merita di avere.
Due nuove bocche effusive si sono aperte ieri pomeriggio sul fianco del cratere di sud-est dell'Etna. È quanto emerso da un sopralluogo effettuato da ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. La prima è a quota 3.250 metri circa, la seconda più bassa, intorno ai 2.800 metri. Il tasso effusivo al momento delle osservazioni era basso e il flusso si muoveva all'interno della Valle del Bove in direzione di Monte Simone. I fronti lavici più avanzati hanno poi raggiunto la quota di circa 2.100 metri. L'ampiezza del tremore risulta stazionaria nella fascia alta dei valori. Adesso ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, a tra poco. ACI Catena domani, giovedì 9 giugno, in diretta dagli studi di Etna Channel, confronto tra i 5 candidati a sindaco per ACI Catena. Speciale elezioni ACI Catena, giovedì 9 giugno, ore 21:20. Replica venerdì ore 18. Etna Channel, canale 199. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad ACI Reale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad ACI Reale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8:30, 20:30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di ACI Reale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Da Home Store c'è aria di primavera. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea home con nuovi meravigliosi arrivi di accessori per la casa, fiori, tendaggi, elementi di arredo. L'abbigliamento per la primavera estate, uomo, donna, bambino. Un grande assortimento di calzature. Un intero piano dedicato all'intimo e agli accessori. Una favolosa scelta di abiti per cerimonia per tutte le età ed eventi. Home Store, ad ACI Reale. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59, ampio parcheggio. Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una 4x4 per arrivare ovunque? Una sportiva tedesca? Un'ibrida per le avventure di ogni giorno? Quando quello che vuoi è tutto. Nuovo Opel Grandland Hybrid Plug-in. Be yourself, get everything. Concessionaria Opel Gidauto, a Riposto sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati.
Riflettori ad Acireale sulla biblioteca Zelantea e l'archivio storico. Il comune affida i lavori per eliminare le infiltrazioni di acqua piovana. Sono state affidate ad una ditta di Acireale da parte del comune i lavori finalizzati alla eliminazione dell'infiltrazione di acqua piovana su due immobili di particolare rilevanza in quanto punte di diamante del patrimonio culturale della città di Acea e Galatea. Si tratta infatti della biblioteca e pinacoteca Zelantea con sede nella centrale via Marchese di San Giuliano e poi l'archivio storico che invece ha sede nella frazione di Santa Maria Ammalati nella via Castagneto. Tutto ha preso le mosse lo scorso mese di gennaio quando la direttrice dell'archivio storico, dottoressa Maria Concetta Gravagno, ebbe modo di segnalare all'ente un'infiltrazione di acqua piuttosto corposa nella parete della sala dove si trovano preziosi volumi del fondo antico. Nel frattempo all'ufficio comunale gestione e manutenzione edifici furono acquisite una serie di altre segnalazioni del personale in servizio nella biblioteca Zelantea, indicando l'esigenza di provvedere alla rimozione di sabbia vulcanica dai solai di copertura dell'edificio, oltre poi alla necessità di procedere a lavori di manutenzione della copertura attraverso azioni di impermeabilizzazione e ripristino della guaina. I sopralluoghi dei tecnici comunali fecero così emergere una serie di problematiche. Sono stati perciò affidati ad una ditta CESI in forma diretta i lavori riguardanti l'eliminazione dell'infiltrazione di acqua piovana riguardanti entrambi gli immobili. Per quanto riguarda l'archivio storico, si intende procedere pure alla rimozione della sabbia vulcanica dal tetto e dal cortile, nonché alla scerbatura dell'area di pertinenza che non era stato finora possibile attuare per carenza di personale dell'ufficio verde. Si interviene quindi per la salvaguardia del ricco patrimonio culturale esistente ancora per garantire la tutela del personale riguardo condizioni igienico-sanitarie. E a proposito di lavori, ad Aci Catena è espletata la gara per i lavori di messa in sicurezza del torrente Lavinaio Platani. Ad Aci Catena tutto pronto per la messa in sicurezza del torrente Lavinaio Platani. A breve partiranno infatti i lavori, già finanziati con un importo di 1 milione di euro, di sistemazione del tratto del torrente che attraversa via Spoto e via D'Agostino in zona Cubisia. La comunicazione è arrivata stamane dal sindaco. Espletata la gara, si interviene sul punto più critico del torrente, che spesso durante le piogge viene messo a dura prova. Il sindaco descrive gli interventi che verranno effettuati. Spesso, soprattutto da quando si verificano queste bombe d'acqua, questo tratto di torrente crea serie difficoltà, quindi si interverrà nelle sponde laterali, si abbatteranno e si ricostruiranno ex novo, si andrà ad abbassare ancora il letto del torrente permettendo all'acqua di defluire in modo più libero e sarà abbattuto anche quel trattino di ponte che da via Spota a via Torre Agostino sostanzialmente crea ingorghi. E quindi tutto per avere una messa in sicurezza maggiore e garantire serenità alla cittadinanza. È chiaro che l'intervento risolutivo per l'importo maggiore di 4 milioni e 2 che riguarda poi tutto il resto del torrente sino ad arrivare sotto la villa comunale sarà eseguito con successiva gara che da qua a poco sarà espletata. Siamo già in possesso del decreto di finanziamento da tempo. E quindi questo attuale di 1 milione di euro era un altro lotto di lavori e questo oggi da qualche giorno è andato in gara e quindi da qua a poco ci sarà l'inizio dei lavori. L'archeologa acese Giselda Pennisi è stata eletta segretario nazionale dell'Associazione Archeologi. L'elezione a Roma al culmine dei lavori del 6° congresso nazionale. Il sindaco Stefano Alì, gli assessori, il presidente del consiglio comunale Fontanesca, Fabio Fontanesca e i consiglieri comunali tutti rivolgono vive congratulazioni alla professionista acese. Per la cronaca, confermato alla presidenza del sodalizio il dottor Alessandro Garrisi. Restiamo ad Acireale, si sono svolti ieri i solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, un ricco cartellone di eventi che ha riscontrato grande partecipazione.
Tre giorni intensi quelli vissuti nel quartiere di San Michele di Acireale per i festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, venerata nella chiesa di San Michele Arcangelo. Il calendario dei festeggiamenti, promosso dal Comitato Madonna della Pace insieme al parroco Marcello Pulvirenti, ha riscontrato una buona presenza di fedeli nella giornata di ieri, solennità della Madonna, tra momenti di preghiera e attività collegate, come la marcia dei bambini che, come da tradizione, hanno raggiunto Piazza Madonna della Pace lanciando in cielo palloncini bianchi con messaggi invocanti questa. Nel pomeriggio la Santa Messa presieduta da Don Gaetano Pappalardo, direttore del seminario di Acireale, alla presenza del simulacro della Madonna, elogiando il comitato promotore dell'evento e diffondendo messaggi di pace per tutta la città. A seguire l'omaggio floreale con il simulacro per il rientro in chiesa. Tra le iniziative in calendario particolarmente apprezzate è stata la serata Note di Pace, uno spettacolo di musica e cabaret che ha visto la partecipazione di diversi cantanti e poeti locali. Festeggiamenti significativi volti alla condivisione dello stare insieme e momenti di pace tra devoti e fedeli, con la promessa di incontrarsi nuovamente in un mondo in cui regni la pace. Adesso ci fermiamo, linea alla pubblicità, nella terza parte la pagina sportiva, tra poco. Idea a confronto sul futuro di Fiumefreddo. Mercoledì 1 giugno, in diretta dal multisala Macherione di Fiumefreddo, alle ore 21:15 su Etna Channel, confronto tra i tre candidati a sindaco per Fiumefreddo. Speciale elezioni. Mercoledì 1 giugno ore 21:15. Replica giovedì ore 18. Il confronto, realizzato in collaborazione con GS Produzione, sarà possibile seguirlo anche sulle pagine Facebook Etna Channel e GS Produzioni e naturalmente sul canale 199 del digitale terrestre in tutta la Sicilia. Scalia Musmarra Home. Ricercatori di stile, l'intimo più raffinato, i pigiami colorati e soffici, la più bella biancheria per la casa. Scalia Musmarra Home. Abbiamo creato un corner dedicato all'intimo, alla pigiameria e alla casa, dove è possibile scegliere tra il meglio. Chantal Paris, Passionata, Femilé, Nicolai, Liugio Casa, Blue Marine. Sono solo alcune delle prestigiose firme che proponiamo. Scalia Musmarra Home. Il nostro personale vi farà sentire a casa, consigliandovi il meglio. Ad Acireale, in Piazza Duomo 23. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'auto noleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Auto noleggio Miami. Auto, furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine, Acireale. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è? Mi mondassero già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è
magnificenza, che è un sogno la Sicilia, traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Eccoci tornati in diretta alla terza parte del nostro giornale. Lo sport, il calcio, la finale playoff in Serie D, l'ennesima svista arbitrale di questa stagione condanna la Cireale ad una immeritata sconfitta. Cava decide nel secondo tempo supplementare, una doppietta del bomber di casa Ciro Foggia. Dice la regola dell'offside che il giocatore in posizione irregolare che riceve il pallone da un rimpallo con un avversario, quindi da una giocata non volontaria, sia da ritenersi in fuorigioco. Lo sa bene il primo assistente dell'ennesimo arbitro distratto capitato sulla strada della Cireale, che infatti segnala la posizione irregolare, meno appunto il direttore di gara, che infatti dà per buona la posizione di Baccio Terracino, che al quarto minuto supplementare va a servire a Ciro Foggia la palla dell'1-0 per la Cavese. La Cireale perde così, con l'ennesima clamorosa svista arbitrale, anche la finale playoff contro la Cavese, proprio come la gara d'andata, quando la rete decisiva dei campani fu viziata, anche in quel caso, da una clamorosa svista arbitrale. Si dice che in una stagione torti e favori arbitrali si compensino, ma a stagione conclusa, alla fine, i tifosi granata stanno ancora aspettando le compensazioni per l'assurda espulsione di Cannino alla terza giornata, per il gol della Cavese all'ultima di andata, per i plateali falli di mano in aria non ravvisati contro Giarre e Castrovillari, per il gol fantasma contro il Sant'Agata. Insomma, in una stagione costellata di errori arbitrali non poteva mancarne uno anche nei playoff. Va detto però che se la Cireale esce battuto da Cava nella finale playoff è anche un po' per l'eccessiva precipitazione sotto porta dei suoi attaccanti, che hanno avuto in almeno un paio di occasioni la palla per passare in vantaggio sprecandola, ma anche alla sfortuna che ha fatto finire sulla traversa e poi fuori la punizione di Lodi che Anatrella poteva solo guardare. La Cireale è diverso da quello di 7 giorni prima, quello che scende in campo al Simonetta Lamberti per chiudere una stagione che rimane comunque ottima con una ciliegina sulla torta. Quello che al 90esimo è una 0-0 tra Metelliani e Granate è un risultato bugiardo, perché la partita è aperta e gradevole, il primo squillo è di Lodi che prova senza fortuna dai 40 metri a sorprendere Anatrella. Risponde Banegas, palla alta, occasione per la Cireale ancora sui piedi di Lodi, scontro tra Anatrella e un difensore, il tiro del numero 10 Granata trova però il corpo di un giocatore metelliano. Altro cambio di fronte, Allegretti al volo, spara alto. A Cireale ancora vicino al gol su azione di corner, la conclusione a botta sicura viene ancora murata da un difensore ad Anatrella battuto. Ancora Cireale, ancora Lodi, palla che accarezza la traversa e finisce sul fondo. Bella azione dei Granata che mettono Savanarola solo davanti ad Anatrella, ancora spettacolare il portiere Cavese ad abbassare la saracinesca. Poi ancora Lodi impegna il numero 1 Blufonzé. Ripresa meno vibrante, ma le occasioni non mancano. Ci prova prima la Cavese, salva la difesa granata sulla linea, poi Maffei chiama D'Alterio alla risposta. Ma è nel finale che la Cireale ha la palla per chiudere il discorso. Invenzione di Lodi, assist col tacco di Savanarola per l'incursione di Cadili, che tira a botta sicura, ma trova ancora sulla sua strada Anatrella, strepitoso. Si va ai supplementari e alla prima occasione ecco l'errore arbitrale. Il rimpallo su un Granata manda in fuga Baccio Terracino, che serve a Foggia la palla dell'1-0 tra le giuste ma inutili proteste dei Granata. La Cireale non ci sta, Savanarola cerca il secondo palo ma allarga troppo la traiettoria. Poi nel secondo tempo supplementare, con l'11 di De Sanso ormai sulle ginocchia, arriva anche il 2-0 firmato ancora da Foggia. La Cireale a questo punto non c'è più e ci vuole il miglior D'Alterio per impedire a Banegas prima e Baccio Terracino poi di trasformare la sconfitta granata in una disfatta. Finisce così una stagione strana dove alla Cireale ne sono successe davvero di tutti i colori, finisce senza neanche la prospettiva di un possibile ripescaggio, ma con tanto tempo adesso per poter pensare a programmare una squadra che possa far bene anche il prossimo anno. Una stagione la prossima dove tentare il salto di categoria sarà ancora più difficile, se come pare ci saranno in lizza corazzate come Regina e Catania. Una stagione la prossima in cui se si vuol far bene non si potrà prescindere dal rinnovo dell'uomo che in questo anno e mezzo ha fatto la differenza in casa granata, Mister Fabio De Sanso. In campo ieri anche Castrovillari e Rende per la finale dei play-out. Retrocede il Rende dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari.
Scendiamo di categoria, nessun successo delle siciliane impegnate nei playoff nazionali di eccellenza. Sconfitta la Ionica Martina, pari casalingo dell'Acaragas. Andata dei playoff nazionali di eccellenza amara per le squadre siciliane che racimolano appena una sconfitta esterna e un pareggio interno, ma senza vedere compromesse le rispettive possibilità di accedere allo scontro diretto per il salto in Serie D. Esce sconfitta ma a testa altissima la Ionica dal terreno di gioco del Martina, pugliese subito in vantaggio con Teijo dimenticato dalla difesa siciliana che piazza un piattone che sorprende un non proprio incolpevole romano. La Ionica non ci sta e dopo un gol annullato per fuorigioco a Cragnolini trova il pareggio buono con Ortiz, ben piazzato sul secondo palo che deve solo toccare nella porta sguarnita. In avvio di ripresa la Ionica alla palla del sorpasso, ma il tira a giro di Laplace finisce al lato. Sull'altro fronte rigorino per il Martina, veniale la spinta di Martino su Petitti, non per il direttore di gara che fischia il penalty, ma Romano fa giustizia facendosi anche perdonare l'errore sul primo gol e respingendo il tiro di Cerutti. Il 2-1 lo trova però il Martina con Falconeri che si travese da roadrunner e fa fare la figura di Vil Coyote al diretto difensore, bruciato in velocità, poi salta con un lob romano e di testa va a mettere in rete a porta vuota. La Ionica reagisce con il tiro di Micoli che alza troppo la mira, sull'altro fronte cross velenoso con Giorgetti che sfiora l'autorete d'antologia. Finisce 2-1, risultato ancora aperto a qualsiasi possibilità di qualificazione. Sta meglio il Martina che ha 2 risultati su 3, ma alla Ionica basterà vincere il ritorno nella fossa infernale dell'impianto casalingo domenica prossima. Va male anche all'Acragas che butta via il vantaggio del fattore campo. Contro l'Isernia finisce 0-0 con i biancoazzurri che hanno con Lavardera a palo la migliore occasione per passare in vantaggio. Ma nel finale lo stesso Lavardera si fa espellere e mancherà, un'assenza pesante la sua, domenica prossima nella gara di ritorno in Molise. L'Acragas passerà comunque il turno anche con un pareggio, a patto che sia un pareggio con gol. Chiudiamo parlando di hockey, si chiude con una vittoria il campionato della formazione femminile della Polisportiva Valverde che sabato, nell'ultima gara del campionato di Serie A1, ha battuto a domicilio l'Hockey Butterfly Roma 3-1 il finale. Dopo il vantaggio etneo e l'immediato pareggio capitolino, la formazione ospite è riuscita a mettere a segno 2 gol in rapida successione, chiudendo l'incontro. Una vittoria che mantiene le etnee ancora in corsa per la promozione in Serie A Elite, anche se tutto dipende dai risultati dell'Argentia nei prossimi 2 recuperi. La Polisportiva Valverde ha infatti un solo punto di vantaggio in classifica sull'Argentia, che ha però 2 gare da recuperare. Le etnee sarebbero promosse solo se l'Argentia venisse sconfitta in entrambi gli impegni. Andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, ma deboli piogge vengono segnalate in serata. Temperature le massime sui 31 gradi, le minime sui 20. I venti saranno moderati, il mare poco mosso. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo domani per una nuova edizione del nostro TG a partire dalle 13:40. Buon proseguimento di serata.